prima locomotiva che sta entrando in stazione è una E646 in livrea XMPR. Vediamo meglio la locomotiva. Ok. Dopo la locomotiva Navita in livrea XMPR, nel frattempo è arrivata un'altra E646 in livrea MDVC, ossia medie distanze veicoli vestiboli centrali, in livrea navetta. Sul terzo binario sta arrivando un'altra E646. Si tratta di una locomotiva E646 navetta in livrea grigio perla verde magnolia, deposito Milano Centrale, epoca quarta B. Infine sta arrivando l'ultima E646, livrea Treno Azzurro. Sì, abbiamo detto 4 locomotive della serie 646, a dire la verità ne manca ancora una, e ossia la locomotiva in livrea Castano Isabella, sempre E646, e poi una E645. Queste due locomotive non sono attualmente qui presenti, in quanto sono state prestate a un amico per poter fare delle riprese televisive. Naturalmente, appena possibile, vedremo di rimetterle su plastico. Una di queste sarà oggetto di una prova prossimamente su questo plastico. Facciamo una carrellata di queste locomotive. Ce ne sono dell'Acme e ce ne sono della Rivarossi. Ma oggi non parliamo diffusamente di queste locomotive. Ognuna di queste locomotive sarà oggetto di una scheda sua propria. Oggi vogliamo parlare della storia della E646. Le E645-646 sono un gruppo di locomotive elettriche articolate per treni viaggiatori, le E646, oppure per i treni merci, le E645. Sono state commissionate dalle Ferrovie dello Stato alla fine degli anni 50 e ritirate dal servizio nel 2009. All'inizio degli anni 50, le Ferrovie dello Stato, esaurita la fase della ricostruzione post-bellica, intrapresero la progettazione di locomotive di potenza in grado di fornire migliori prestazioni in termini di capacità di traino e di minori tempi di percorrenza.
Tra le locomotive elettriche disponibili nel parco rotabili delle Ferrovie dello Stato, tutte di progettazione ante prima della guerra, nessuna raggiungeva la potenza di 3 MW. Le 626 e le 636 progettate nel periodo fascista e costruite tra questo e il secondo dopoguerra erano tutte e due al di sotto dei 2 MW continuativi, mentre le 428, cui erano affidati i treni viaggiatori più importanti, a malapena superavano i 2,5 MW continuativi. Sebbene fossero previste per velocità fino a 130 km all'ora, soffrivano di problemi di stabilità che ne limitavano la velocità massima ed offrivano prestazioni che coi treni viaggiatori pesanti e su linee di salita si rivelavano del tutto insufficienti. Piano di rinnovamento prevedeva anche l'introduzione e la progressiva messa in posa delle nuove rotaie da 60 kg per metro, allo scopo di poter aumentare il peso assiale dell'armamento ferroviario, nonché la costruzione di carrozze e viaggiatori adatte a percorrere le strade ferrate ai 140-160 km/h di velocità massima. Si lavorò quindi su due filoni: una locomotiva articolata a 6 assi, concettualmente basata sulla struttura delle E636, e una a 4 assi sulla base delle E424. E in questo ultimo caso diede luogo al prototipo E434, che venne utilizzato per collaudare i motori di nuovo tipo. Il primo tipo venne ritenuto più adatto alle esigenze, ossia quelle derivate dalla E636, e mandato in fase di sviluppo avanzato, portando alla nascita delle E646, mentre il secondo gruppo, quello derivato dalle E424, fu per il momento accantonato, venendo poi ripreso alcuni anni dopo con alcuni aggiornamenti, dando vita alle famiglie delle E444. Lo sviluppo delle E646 venne incentrato sull'evoluzione meccanica della trasmissione e sull'incremento della potenza di trazione. Venne creato un nuovo tipo di motore, più potente del precedente, a quattro poli, usato sulle motrici in circolazione. Il progetto delle nuove motrici venne sviluppato dall'Ufficio Studi delle Ferrovie dello Stato nel 1956, che affidò la produzione e l'industrializzazione alla TIBB. Nell'ottobre del 1958 i primi prototipi di preserie furono consegnati alle Ferrovie dello Stato. Si trattava di cinque locomotive molto simili nell'estetica alle 636, di cui riprendevano la meccanica e la suddivisione in semicasse. Nonostante l'apparenza, si trattava tuttavia di macchine completamente diverse, sia nella parte elettrica che nella trasmissione. In seguito ai collaudi positivi nell'esercizio corrente, si procedette alla consegna di 32 locomotive di prima serie, che vennero realizzate con una struttura derivata dalle E636, ma con nuovi carrelli dal passo più corto. E di questo lotto 15 vennero destinate al traffico passeggeri, mentre le rimanenti al traffico merci. Si differenziavano per la livrea: grigio, nebbia e verde magnolia per la versione passeggeri, ossia
Questa. Castagna Isabella per quella merci uguale a quella delle 636, quella che abbiamo dato in prestito e che purtroppo non c'è qui presente. Dal 1961 al 1967 vennero quindi costruite altre 260 locomotive di seconda serie, dotate di un nuovo frontale pressoché piatto anziché sagomato e dotato di due finestrini di dimensioni maggiori. Di queste, 199 furono previste per servizio passeggeri e 61 per servizio merci. A questo punto però ci si rese conto che la numerazione delle nuove locomotive si sarebbe sovrapposta a quelle delle prime 646 e pertanto si decise di costituire il nuovo gruppo E645, in cui raggruppare tutte le motrici destinate ai servizi merci, mentre in questa classe confluirono sia le 32 unità della prima serie, sia le 61 unità seconda serie a frontale piatto, mentre per quanto riguarda le 646 furono tutte destinate al servizio passeggeri. Le 199 unità di seconda serie per i servizi passeggeri vennero immatricolate come da E646-06 a 013 e da 020 a 210, ricevendo la colorazione grigio nebbia e verde magnolia. Ossia, in pratica, le passeggeri conservavano questa livrea, quelle merci la livrea castano Isabella. Nel 1962 si aggiunse una livrea speciale in celeste e blu per due macchine di seconda serie utilizzate per il treno azzurro, che è questa che vediamo qui in questo momento. Nell'estate 2004 iniziarono gli interventi di trasformazione di alcune E646 della sezione passeggeri in E645 destinate ai convogli merci della divisione cargo di Trenitalia. In questo caso venne sostituito il rapporto di trasmissione che diventò più corto allo scopo di avere maggiore trazione in partenza dei pesanti treni merci, e naturalmente le E646 non hanno mai ricevuto alcun soprannome caratterizzante, a differenza di altri locomotori del periodo. L'unico soprannome conosciuto è stato Camaleonte, dovuto alle numerose modifiche di coloritura e di utilizzo in cui sono state sottoposte queste macchine. Tuttavia, ormai considerate obsolenti ossia vecchie e non più rispondenti ai nuovi standard di sicurezza ferroviaria, quasi tutte le macchine E645, ossia quelle adibite al servizio merci, sono state eliminate e demolite nel 2008, mentre la gran parte delle E646, ossia quelle destinate ai servizi passeggeri, è stata accantonata e demolita nel 2009.
Le 646 si dimostrarono subito macchine perfette sia per le esigenze di mobilità dell'epoca, in quanto erano molto potenti, ossia 4320 kW e veloci 140 km all'ora. Come altre, allora non c'erano locomotive che avevano queste prestazioni nel campo delle ferrovie dello Stato. Le prestazioni in pianura erano di ben 900 traino e 900 tonnellate a 130 km all'ora. Le 428 trainavano 260 tonnellate sempre a 130 km all'ora, mentre le 636 ne trainavano ancora meno, ossia 240 tonnellate a 120 km all'ora. Il servizio di queste locomotive 646 permise la sostituzione graduale delle ormai vecchie locomotive 428, e che queste locomotive già ai primi anni del 60 erano state relegate ai treni locali e ai treni merci. Svolto queste locomotive, le 646 hanno svolto servizi importanti. Treni come la Freccia del Sud, il Treno Azzurro, i treni rapidi su tutte le varie direttrici più importanti, fino a che non vennero immesse nel servizio le 444 e le 656. Massa delle locomotive era di 108 tonnellate con un peso tutto aderente per le 646 e di 110 tonnellate per le successive, mentre le 645 avevano una massa di 112 tonnellate e che veniva ottenuta mediante zavorra costituita da blocchi di cemento installati sul telaio per aumentare l'aderenza e la forza dello spunto. Nel 1965 le Ferrovie dello Stato commissionarono una nuova famiglia di carrozze, le vicinali a piastro rivassato appositamente per l'uso in accoppiamento a queste locomotive. I primi servizi in navetta sperimentali per le 646 e con le carrozze a piano ribassato si effettuarono nel 1967. Queste locomotive vennero anche destinate al traffico dei al traino dei treni per pendolari e diretti a forte composizione con decelerazione, decisamente con decelerazioni, accelerazioni, eccetera, numerose fermate decisamente diversi dai servizi di origine di queste di queste locomotive. Naturalmente, in questa tinta vennero anche messe al traino di carrozze MDVC che avevano la stessa livrea. Sovente questa locomotiva veniva messa in coda e in testa veniva messa una pilota in modo da originare un treno reversibile per evitare le manovre di giratura, eccetera, e di spostamento della locomotiva in testa al treno. Va bene, allora questo qua, naturalmente, per ultima cosa, all'inizio degli anni 2000 tutte quante le 646 ricevettero la nuova livrea che vediamo qui in questo caso, che è la nuova livrea XMPR bianco e verde con cui sono giunte al termine della loro vita. E vediamo le caratteristiche. Anno di progettazione 1953-1958. Gli anni di costruzione dal 1958 al 1967.
di servizio dal 1958 al 2009-2010. Le quantità prodotte, allora, quelle per servizi passeggeri, ossia le E646, sono state prodotte 235 unità. Quelle per le E645, le E645 per il traffico merci, in 96 unità. Il costruttore unico TIBB. Una lunghezza totale di 18,290 metri, una massa aderente, allora per le E646 110 tonnellate, per le E645 112 tonnellate, una potenza continuativa di 4320 kW, una velocità massima che per i treni passeggeri era di 140 km all'ora, per quelli merci di 120 km all'ora. L'alimentazione con 3000 volt in corrente alternata. Per ultima cosa veniamo al campo modellistico. Allora, varie ditte italiane si sono cimentate nella produzione di questa locomotiva, ossia l'Acme, la Lima, la Rivarossi. Naturalmente, case straniere, c'è solo la Rocca che ne ha prodotta qualcuna di qualche tipo, ossia soprattutto la E636 e la E656 che non sono oggetto oggi di questa scheda. Naturalmente, da dire che le Rivarossi hanno meno possibilità sonore, prestazioni sonore. Tutte queste quattro locomotive, compresa quella in livrea castano Isabella, sono tutte sound. E le Acme hanno una varietà più vasta, però difettano un po' nella composizione, nella stampa del fogliettino di spiegazioni dei tasti funzione, che indica modalità sbagliate. Poi, la Rivarossi non ha gli anelli di aderenza, di conseguenza fa un po' fatica sulle livellette. L'Acme ce l'ha, però l'Acme ha una tendenza alla fragilità e alla perdita di pezzi durante il percorso nel plastico. Quindi diciamo che tra una cosa e l'altra i due modelli delle due case, Rivarossi e Acme, si equivalgono. I prezzi attualmente, per quanto riguarda le Rivarossi, stanno uscendo le nuove serie di locomotive, che in sostanza sono uguali alle precedenti. Il costo è attualmente di una locomotiva del genere digitale, cioè normale, analogica, compresa per il decoder, si aggira intorno ai 200 euro. Per una versione con decoder montato siamo intorno ai 250 euro, però attualmente non ce ne sono in produzione questo tipo di locomotive. E per quanto riguarda i digitali sound, il prezzo spazia dalle 290-300 euro fino alle 360-370 euro. Quindi sul mercato dell'usato si trovano soprattutto Rivarossi e Lima analogiche, molte anche di vecchio tipo e senza presa NEM per il decoder digitale. Di conseguenza bisognerà valutare bene, perché l'acquisto di una locomotiva senza presa di decoder, il prezzo si aggira intorno ai 70, 80, 100 euro per l'usato, però se poi mettiamo il lavoro, il decoder e tutto, arriva intorno ai 160-170 euro. A questo punto ci conviene comprare già una locomotiva nuova, già provvista di presa NEM per il decoder, per un'eventuale futura trasformazione del plastico da analogico in digitale. Va bene, allora, fammi
facciamo un'ultima carrellata e con questa carrellata chiudiamo questa scheda e vi salutiamo. Arrivederci.